Unità 5. Melodie e assoli. Come si scrivono, come si tablano invece le melodie e gli assoli non si scrivono come gli accordi. Vediamo una tablatura di una melodia. Queste vengono sempre chiamate tablature, ma si leggono un po' diverse da quelle che abbiamo visto. Ci sono sempre 6 corde e c'è sempre il capotasto disegnato. Queste tablature non si leggono a blocchi come prima. Ma bisogna iniziarle a leggere come le parole da sinistra verso destra. La nota a suonare si troverà sulla corda in cui c'è scritto il numero, quindi può essere in una delle 6 corde, mentre il numero indica a sua volta in che tasto bisogna posizionare il dito, che tasto bisogna premere. Iniziamo quindi a leggere questa tablatura insieme e vedremo che sarà più facile leggere che capire le frasi che ho detto prima. Allora, ok, la prima nota che dobbiamo quindi suonare è situata sul tasto 0. Che cos'è il tasto 0? È semplicemente che non bisogna premere nessun tasto, è la corda vuoto. Su che corda? Sulla prima, quindi quella che sta più in basso, il Mi cantino. Sentiamo che suono ha. Ok, la seconda nota si trova sul terzo tasto, quindi andiamo a premere il terzo tasto, sempre il Mi cantino, e lo suoniamo. La terza nota si trova sul quinto tasto, sempre la stessa corda. Ok, prima di continuare a leggere il resto, iniziamo di nuovo a fare questo, così iniziamo a ricordarci dove sono. Quindi la prima nota era il tasto 0. Dopo avevamo il tasto 3 e poi avevamo il tasto 5. Ok, ora continuiamo. C'è di nuovo il tasto 0. Dopo tasto 3, tasto 6 e tasto 5. Ok, ve la lascio continuare a soli perché così ognuno ha il tempo di leggere e andare avanti come riesce. La melodia è quella di Smoke on the Water e probabilmente l'avete già sentita ed è facile. Ok, quindi ci vediamo alla prossima unità e buon esercizio anche stavolta. Ciao!